La prof sta guardando? No, è girata! Adesso o mai più! Piano piano per non farmi notare. Un momento. Pensi di essere tanto furba, vero? Adesso ti sistemo io. Salve! Già, sono io. Conosci le regole. Ok, ecco il rossetto. Niente e nessuno può sfuggirmi. Quel rossetto era nuovissimo. Questa matita mi ha dato un'idea. Sì, può funzionare, lo so. Intanto bisogna rimuovere questa gommina. Inseriamo una cannuccia all'estremità così e tagliamo la parte che non serve più. Adesso ci servono rossetto e cucchiaio per farlo sciogliere. Una volta sciolto lo versiamo dentro la cannuccia così, con molta attenzione. Fatto! Da sotto togliamo la cannuccia. E voilà, rossetto al posto della gomma. Ehi, che stai facendo laggiù? Rosy, ti stai truccando? Io? No, è solo una matita, vede? Ah, meno male. Devo finire di prendere appunti. Oh, la lezione è finita. Guarda da questa parte, ti prego. I gatti sono così scemi, li adoro. Deve notarmi per forza. Oh? Che nerd. Nerd? Beh, magari gli piacciono le nerd, no? Guarda come sono intelligente. Che sta facendo? Vuole mostrarmi un libro? Sì, i libri non fanno al caso mio, sono noiosi. I libri noiosi? Oh, nessuna tattica funziona. Basta così, devo trovare qualcosa di drastico. Usare un linguaggio semplice che possa capire. Fatto! Oh mio Dio, è appena entrata lei! No, 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 devo nascondere ogni prova! Non sto facendo nulla. Gatti, le adoro! Wow, guarda chi si è seduto qui vicino a me! Ehi, come stai? Cosa ha lei che io non ho? Perché riceve sempre le attenzioni dei ragazzi? Ho capito, i capelli! Io non ho i capelli lunghi e nemmeno quelle belle mollettine. Ma forse c'è qualcosa che posso provare. Scusa, penna. Dovrò smontarti, ma è per una giusta causa. Metto un po' di colla a caldo all'estremità della molla e attacco la piccola sfera. Adesso è ben incollata e non andrà da nessuna parte. La attorciglio nei capelli in questo modo e ne aggiungerò degli altri in punti diversi. Entrano benissimo, semplici e carine. Sì, ha funzionato come immaginavo. Ok, scusa, ciao. Oh? Wow, hai un aspetto così diverso, mi piace. Wow, che trasformazione. Ma che cavolo, non ha notato le mie farfalle? Come gli pare, nemmeno mi piacciono i gatti. Finalmente posso truccarmi. Wow, che bel colore! È davvero perfetto. Ok, siamo pronte. E via! Ha funzionato alla grande. Anche il mio. Che carine! Su, dammi il 5. È la migliore idea di sempre. Adesso sono pronta per il test e ho le risposte a portata di mano. Fa finta di niente, nessuno sospetterà nulla. Non sono mai stata così felice di fare un test. Non vedo l'ora di prendere un bel voto. Oh no, è un disastro, aiuto! Oh, proprio quello che mi serve. Ehi, che c'è? Mi puoi aiutare? Magari darmi una mano? Ma certo. Ecco qui. Grazie. Sbrigati. Psst, qua giù. Sul serio? Vacci piano, mi fai male. Aspetta, devo vedere il pollice. Fatto, sì. Il tempo è finito, ma io non ho finito. Non va bene. Mi serve più tempo e forse se faccio al volo... Consegnate i fogli, ragazzi! Ma io... non è giusto!
quasi finito! Fatto! Hai un look tutto nuovo! Cosa? Che succede? Oh, sei sveglia! I capelli! Che hai fatto? Mi hai tagliato la frangetta! Non si può vedere! Serve un restyling d'emergenza! Deve esserci qualcosa da comprare! Ah, ah! Proprio quello che mi serve! Finalmente tornerò a essere me stessa! Wow, mi sta benissimo! Un bel cerchietto completerà l'opera! Ah, l'ho scampata bella! Un'esperienza da far rizzare i capelli! Oh, arriva qualcuno! A quanto pare è una persona importante! Posso avere il tuo autografo? Sembra tutto sicuro, nessuna minaccia! Oh, forse firmerà un autografo anche a me! Che succede lì? Rilevata una minaccia! No, no, no! Aspetta! Non è come sembra! La minaccia è stata neutralizzata! Finalmente! Ah, è incredibile! Devo scavalcare questa persona! Dov'è finita? Volevo il suo autografo! Accidenti! Grazie per essere qui! Siete i migliori fan del mondo! Un bacetto per tutti quanti voi! Ma che... No, il mio rossetto! Odio restare senza. Ma almeno ho un piano B. Basta togliere il cappuccio del microfono ed ecco il mio rossetto segreto, pronto all'uso. Perfetto, così dovrebbe bastare. Si torna a cantare! Ok, non c'è nessuno. È il momento giusto. Psst, sono qui! Giusto in tempo. Vieni! Ferma così! Fantastico, come sto? Perfetta, adesso posso andare? Che regola stupida, togliamola di mezzo! Ok, secondo me questo colore mi sta troppo bene! Però manca ancora qualcosa! Quale colore scegliere? Blu! Oggi è il giorno del blu! Oh sì, così non passerò inosservata! Poco poco però, non devo esagerare. Oh no, mi è andato sui capelli! Oh, ma come ho fatto? Oh, ho rovinato il mio look. Aspetta, mi è venuta un'idea. Oh sì, funzionerà! Allora, mi servono una ciotola e un po' di gel. Ne metto un pochino così. E adesso aggiungo i glitter. Li mescoliamo insieme. Oh, che carino, mi piace tantissimo! E per farlo usiamo un bastoncino. Ah, che bellino, come brilla! E adesso usiamo rosa, arancione e blu. Stanno benissimo insieme. Prendiamo con un pennello e lo applichiamo così. Guarda come scintilla! Adesso il blu. Ah, carinissimo, vero? Mettiamo un po' di colore anche qui ai lati. Fatto! Risultato stupendo! Col glitter sono tutta luccicosa. Oh, ma sono un genio! L'idea migliore di sempre! Non credo ai miei occhi, è stupendo! Devo postarlo su Instagram? Ah, come ho riposato bene! Oh già! Avevo messo i bigodini! Non vedo l'ora di toglierli! Vediamo un po', spero che i capelli siano uno schianto! Vai con il primo... E il secondo? Chissà che bei ricci che avrò! Che cosa? Ma sono lisci come al solito! Oh no, dovevo avere dei ricci stupendi, uffa! Che c'è? Che è successo? Qualcosa non va? Non ho i capelli ricci, vedi? Sul serio? È per questo che piangi? Dammi un secondo! Faremo dei bellissimi ricci con la piastra! Ma quella serve a farli più lisci, non ricci. Che stai dicendo? Secondo te come ho fatto questi? Ah, se lo dici tu, ok, proviamoci. Devo dividere bene i capelli e poi attorcigliarli così. Adesso vai di piastra. Bisogna riscaldarli un po' e... Voilà!
I boccoli resteranno al loro posto. Facilissimo! Molto meglio così che con la riccia capelli. Ehi, sei ancora tra noi? Ah sì, scusami. Dobbiamo andare a scuola, su. Ah, che tipo. Ho i capelli stupendi adesso. Ci voleva proprio questo picnic. Facciamoci un selfie. Sorridi! È venuto proprio bene. Wow, guarda lassù! C'è un elicottero! Ashley, hai visto? Wow, che roba! Che vento! Si dirige proprio qui! Wow! I tuoi capelli sono un disastro! Davvero? Ok, così non va! Ehi, a me piace! Tranquilla, ho una spazzola! Oh, grazie! Ci vorrà un po' di tempo. Mi annoio un sacco. Finalmente ho i capelli di nuovo a posto. Mindy, svegliati! Puoi riprendertela. Niente male? Beviamo qualcosa? No! Sta tornando! Wow. Devo proteggere i capelli! Un gioco da ragazzi! Ho un'idea! Io ti reggo i capelli così e tu giri in tondo. Continua, ci siamo quasi. Adesso faccio un bellissimo chignon. Guarda, in questo modo. E fermo tutto con questo codino. Wow, mi serviva un nuovo look. Ah, finalmente possiamo rilassarci. Oh, ecco che torna. Ma lo fanno apposta. Stavolta però i miei capelli restano a posto. Mindy, sei geniale. Ah, lo so. Scattiamoci un selfie. Siamo bellissime. Spiacente, ragazze, ma qui i trucchi non sono ammessi. Abbiamo altro su cui concentrarci. Parli per lei, prof. Noi conosciamo bene tutti i migliori nascondigli. Furbe, vero? Guardate questo. State con noi, vi mostreremo come fare. Ragazze, non è mica quello che penso. Un'arancia. Sì. Bel colore, vero? Non capisco che succede. Mi sto soltanto gustando una bella mela. Mica è proibito, giusto? Ho di nuovo le allucinazioni. Esatto, qui non c'è niente. Ah, non riesco a grattarmi, che fastidio! Oh. Oh, ma certo! Ehi, potresti grattarmi la schiena? Che cosa? Va bene, come vuoi. Oh sì, proprio lì! Perfetto, bene, continua! Quanto mi piace! Almeno qualcuno qui si diverte. Oh, sembra piacevole! Ehi, hai due mani, quindi... Forza! Voi due siete strane. Oh, è incredibile. Ho bisogno di nuove amiche. Non posso credere che questa sia la mia vita. Giù un pochino, proprio lì. Mi è venuta un'idea. Ok, prima voglio vedere le caramelle. Tu? Grazie, adesso voltati. Vale ogni barretta. Il prossimo? Ah. Ho i pennelli e la matita. Ok, sono pronta. Siediti. Oh, bene. Non vedevo l'ora di farlo. Sono così felice di sentirlo. Cominciamo con un po' di cipria. Sarai bellissima. E adesso? Questo ombretto starà da favola su di te. Non muoverti, sta ferma. Ti sta davvero bene. Adesso ci vuole il mascara. Ok, occupiamoci delle labbra adesso. Adoro questo prodotto. Ehi, ma non esce. Non l'avrò mica finito, vero? Ah, davvero frustrante. Oh! Adoro questo show. E questo ramen è buonissimo.
Quel tizio mi fa sbellicare. Ma la mia forchetta? Questo funzionerà. Mettiamo il tubetto tra i denti della forchetta e poi premiamo così. Il prodotto finalmente uscirà. Giusto la quantità che ci serve. Mettiamo tutto in un contenitore e questi non servono più. Così è tutto più facile. Non dovremo più spremere i tubetti e con un pennello posso applicare tutto facilmente. Avrei dovuto pensarci prima. Sono contentissima. Abbiamo finito, wow! Che ne pensi? Sono favolosa! Tutto grazie a te e al tuo talento! Questo mascara è stupendo! Ok, a chi tocca adesso? Ah, lo so! Oh, carino! Ma che vuoi? Fila via, su! Ma che maniere! Non è giusto! Oh, ha avuto un'idea! Finalmente posso finire di truccarmi. Manca solo il fondotinta. Devo fare pianissimo. Delitto perfetto. Niente male. Oh, proprio quello che mi serve. Ma che... Non così in fretta. Smettila di rubarmi i trucchi. Ma ne hai così tanti. No e no. Almeno ancora questo. Adesso mi farò un trucco carinissimo. Mi serve qualcosa per applicarlo, però. No, lo metto direttamente in faccia. Penso si faccia così. O no? Ok, dovrebbe bastare. Ma non posso spalmarlo con le mani. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Questo palloncino, forse? Ma sì, può funzionare. Devo prima gonfiarlo. Un bel nodo qui. Adesso posso usarlo per applicare il trucco. Wow, funziona davvero! Ottimo risultato! Devo spalmarlo ancora un po'. Ma dov'è il fondotinta? Un attimo. Ehi, che stai facendo? Ridammelo subito. Perché tutte le cose belle devi averle tu? Vuoi il palloncino? Ehi, ti sei truccata bene però. Lo userò anch'io d'ora in poi. Guarda. Grazie, sorellina. Ti annoi in bagno? Basta avere un rossetto a portata di mano e con questo trucchetto sarai una star di TikTok. Fidati, ne varrà la pena. Adesso che hai colorato tutto, aggiungi un po' d'acqua. Non ti sembra granché? Hai bisogno di un nuovo punto di vista? Ecco, te l'avevo detto! Passata la noia, eh? Visto che bello! Ah, che bella dormita! Ho sognato di essere Rapunzel con il mio bel principe! Ottimo inizio di giornata, sì! Oh, che incubo orribile! Tutta quella lava bollente! Oh... E i miei capelli sembrano davvero usciti da un vulcano. Vuoi cambiare colore di capelli senza uscire di casa? Ho la soluzione per te. Spruzza della tinta su una spazzola. Poi pettina i capelli. La tinta li colorerà semplicemente così. Wow! Puoi usare anche altri colori. È facilissimo! E il risultato è splendido! Visto, non c'è bisogno di spendere tanti soldi, fantastico! Ragazze, fate attenzione, questo sarà nel test. Odio la matematica. La prof è distratta. Adesso mai più. Ma dov'è? Bella la matematica, vero? Dai, dai. Presa. Ashley. Oh, oh. Salve! Che stai combinando? Io? Nulla! Ti tengo d'occhio. Oh, mi ha quasi beccata. Devo fare presto. No, questa no. Ah, nessuno sospetta niente. Ashley! Mani sul banco! Ecco, contenta! Resta ferma così.
Wow, è di malumore oggi. Ma non mi ha vietato di usare i piedi? Meno male che faccio yoga. Ci sono quasi. Non è semplice. Oh no! Ashley di nuovo? Chiedo scusa. Ho rischiato grosso, ma ecco il mio make-up. Forse ho un'idea. Questo portamatite. Sì, può funzionare. Togliamo il coperchio e le matite e mettiamo una goccia di colla sulla punta. Incolliamo la matita dentro il coperchio. Stessa cosa con le altre. Fino a riempire tutto il coperchio. Poi nascondiamo il make-up nel portamatite e tutto quello che serve. Rimettiamo il coperchio a posto. Ed ecco un porta-make-up segreto. Nessuno lo scoprirà. Wow, hai nascosto il make-up! Sì, sì, tutto quello che mi serve. Adesso posso rinfrescarmi il trucco. Bell'idea, vero? Oh sì, geniale! Dove posso sedermi? Ah, quel banco è perfetto! No, non provarci nemmeno! Devo sbrigarmi! Levati di mezzo! Quel banco è mio! C'ero prima io! Trovati un altro posto! Dici sul serio? Ok, l'hai voluto tu! Fatti sotto! Ti metterò al tappeto! Sasso, carta, forbici, via! Oh, va bene! Sì, ho vinto! Ah, hai perso! Ashley è insopportabile! Ti metterai a piangere? Questo banco è ideale! Proprio accanto ai raccoglitori! Devo ritagliare la copertina, metterci un po' di colla, per tutta la lunghezza così. Giriamo di lato il raccoglitore e incolliamone un altro già tagliato. Stessa cosa con gli altri, fino all'ultimo. Un'idea grandiosa! Il mio archivio segreto di make-up. Ho tutto a portata di mano. Basta solo avere un po' di creatività. Ecco perché dovevo sedermi qui. Devo essere la più bella. Missione compiuta? Ma come hai fatto? Invidiosa? Oh no! Quello è make-up? Dove sono i miei occhiali? Ah, ecco la penna che cercavo. Pensavo... fa nulla. Adoro il mio ombretto, è carinissimo. Oh, che sonno che ho. Devo tenere pronte le mie cose. Oh. Ehi. Ah! Ti ho scambiata per un fantasma. Divertente. È che sei così pallida. Che se ne importa, sono stanca. Forse posso aiutarla. Deve esserci qualcosa qui che faccia al caso suo. Ah, ci sono! Oh, ma guardatela! Ehi, svegliati! Che vuoi? Puoi usare questo! La colla? Ma che gentile! Fidati, versala! Ma so com'è fatta la colla, sai? Ah? Ma che succede? È make-up! Che cos'è questa stregoneria? Tieni, usa questo! Vai! Tornerai ad avere un aspetto umano! Ok, ma non ho mica capito, sai? Basta svuotare, pulire un flacone di colla e togliere il tappo! Prendi il tuo fondotinta preferito e mettilo tutto nel flacone! Una volta fatto, rimetti a posto il tappo! Fondotinta d'emergenza pronto! Adesso ho capito, grazie! Non c'è di che! Molto meglio, credo! Come sto? Perfetta! Grazie ancora! Oh, wow! Ehi, non spuntare così all'improvviso! Comunque... Molto bene, ragazzi!
Il test di oggi è davvero difficile, ok? Sempre esagerata. Preparate le matite. Oh, come faccio a ricordare tutta questa roba? Non male. Devo escogitare subito qualcosa. Ci vuole la mia penna speciale. Anzi, molto speciale. Penna. Esamina l'equazione. Che stai combinando tu? Cosa? Ehi! Sì? Jake! Chiedo scusa, non volevo. Il solito. Ti andrà meglio la prossima volta. Non ho ancora giocato tutte le mie carte, però. Ecco il piano B. Posso ancora farcela. Funziona. Ma che fai? Basta così. Spegniti. Jake, dai qui. No, accidenti. Che peccato, eh? Ma è tutto quello che ho. Anzi, no. Materializza il poppit. Perfetto, adesso il piano C. Devo inserire la sequenza giusta. Ecco, ci siamo. Vediamo. Wow, ma è incredibile. E insomma, ne ho abbastanza. Jake! Oh, aspetti, spengo tutto. Ecco, ha visto? Oh. Ehi, Sunny ha le risposte sul telefono. Devo procurarmele anch'io. Ehi, come hai fatto? Questo dici? È semplicissimo, davvero. Vedi? Ecco. Oh sì, grazie. Non devo farli beccare di nuovo. Posso scrollare attraverso la custodia. A quanto pare sì. Fate silenzio. Bravi. C'è cascata. Prenderemo 10. Chissà come mi sta quest'anello. Mi sa che me lo tengo. E quindi partendo da qui... Ehi, voi! Insomma, ragazzi, fate attenzione, è importante! E insomma, non mi ascoltano? Stanno sempre a ridere. Quelle risate, quelle smorfiette! Non ne posso più! Adesso basta! Oh, finalmente ho la vostra attenzione. Oh, ma a che prezzo? Oh, sembra doloroso. Non me ne va mai bene una. Fa male. Povero prof. Dovremmo aiutarlo. Ho imparato un trucchetto su TikTok. Prof, posso? Mi dia la mano. Accidenti, non ha un bell'aspetto. Ma con un po' di colla risolveremo. Adesso la lasciamo asciugare. Pronto? Dobbiamo togliere tutto, vedi? Incredibile, vero? Ti meriti un premio! Tieni, cara! Guarda, ho vinto un premio! Sei mitica, Sunny! Cosa posso disegnare? Vediamo! Oh, Buggy, tu sei il modello ideale, non muoverti! Ok, guarda un po', ti piace? Non male, eh? Ho proprio catturato il tuo sguardo. Ciao, tesoro. Quello è per me? Spero ti piaccia. Che bello! Oh, ha le orecchie da gatto! Wow! Aspetta, ma allora... Buggy, siamo gemelli! E siamo bellissimi! Ti voglio bene. Torno subito. Nessun problema. Ho una chiamata. Pronto? Va bene. Guarda, mamma, sono una gattina.
Oh, che tenerezza! No, le mie orecchie da gattina! Tutte rovinate! Non posso indossarle! Che delusione! Ma adesso che faccio? Accidenti! Oh, Ashley, non preoccuparti, so io come rimediare. Serve una soluzione creativa con i tuoi capelli. Faccio anzitutto una treccia con questa ciocca, poi la stessa cosa dall'altro lato. Faccio una leggera piega e fermo tutto così, anche da questo lato. Oh, sei una gattina adorabile. Voglio vedere. Wow, mamma, sono una gattina. Buggy, siamo tornati identici. Terrò sempre i capelli così. Avreste dovuto vedere. La prof non sapeva che pesci prendere. Oh, ciao ragazzi. Sta parlando con noi? Ignoratela. Dicevo, pensano di essere speciali. Oh, ho avuto un'idea. Ci vediamo dopo la scuola, ciao. Che bello essere popolare. Oh, ehi. Vediamo cosa avranno da dire adesso. Gabby mi vorrà come amica. Eccola lì. Oh, ho dimenticato i piercing. Senza piercing non mi guarderà nemmeno. Devo mettermi un anellino al naso, mi sa. Ti sei persa? Voglio un piercing da paura. Non ci credo, lo sto facendo davvero. Fa con calma. Quale ti piace? Questo qui. Davvero? Sicura? Ok, se lo dici tu. Potrebbe farti male. Anzi, ti farà tanto male. Comincio a pentirmene. Non mi sento bene. Lo sapevo. Tutte le volte così. Fa niente, procediamo. Non se ne parla. Ti pareva. Già la quarta volta questa settimana che qualcuno scappa. Mi serve un nuovo lavoro. Che paura! Ho portato via il catalogo, accidenti! Un attimo! Posso usare questa graffetta! Un bel piercing fai da te! Basta tagliare la graffetta con queste pinze, poi metto una parte qui nel naso. Piercing indolore! Jasmine, sei tu! Ciao! Ciao! Stai benissimo! Hai un piercing al naso? Ho pensato di cambiare look. Io ho due piercing nuovi. E voglio farne anche altri. Mi piacciono troppo. Oh, ehi! Ciao! Mi serviranno altre graffette. Oh, quasi dimenticavo. Devo mettere questi nella scatola, sì. Oh. Ah, meno male, non ha suonato. Ha, ho un'idea migliore. Nasconderli. Nessuno scanner li troverà. Oh no, come non detto! Signora, qualche problema qui? No, sono innocente, lo giuro! Non ci posso credere. Oh. Devo evitare di essere beccata. Forse ho avuto un'idea. Basta applicare un adesivo proprio qui sul telefono, rimuovere la pellicola e incollare il make-up. Perfetto! Adesso metto il telefono nella scatola. Sì, non ha suonato! E questo qui che cos'è? Oh, questo è per reggere meglio il telefono. Oh, va bene, entra pure. Puoi capire, il mio nuovo ombretto è stupendo. Che invidia! Vuoi vederlo? Guarda, è il migliore. Che bei colori, lo voglio anch'io. Te lo presto se vuoi. Grazie. Oh, buongiorno. Ragazze, siete in ritardo. Niente make-up. Qualcosa non va, ragazze? No, no, tutto bene. Che nascondi dietro la schiena? È solo la mia mano.
Qualcosa non mi torna, fa vedere. Non nascondo niente, giuro. Da qui. Va bene. Make-up. Ashley, dammelo. Ma è mio. Ragazzi, che imbarazzo. Tu, entra in classe. Scusa. Ashley, molla. Non lo avrà mai. Come i bambini. Per nascondere l'ombretto ci può aiutare un libro di testo. Ritagliamo il libro con un paio di forbici. Il taglio deve avere la stessa forma della palette. Poi metti tutti gli ombretti sulla pagina. Così, incollandoli. Aggiungiamo qualche disegnino per decorare e per nascondere i trucchi. Adesso possiamo andare in classe. Alto, ferma lì. Voltati. Niente trucchi? Ok, puoi andare. Sì, e voglio dire ok. Ehi, tutto bene? Benissimo. Wow! Già, mi serve solo un pennello. E adesso posso rifarmi il trucco. Finalmente i libri mi tornano utili. Stai benissimo! Vuoi anche tu il mio libro? Prof, ho finito il compito. Davvero? Vedrai, è tutto giusto. Vedremo. Brava, ottimo lavoro. Speriamo bene, grazie. Che cos'hai sul viso? Cosa? Non capisco a che si riferisce. Sei truccata? Ma no, ha visto male. Fermati, girati. Non ho make-up. Strano. Ok, va pure. Che sollievo. Wow! Come fa ad essere così bella? Sono una bellezza naturale. Se solo sapessero il mio segreto. Riavvolgiamo il nastro. Mentre la prof è distratta, mi do da fare. Basta tagliare un angolino di una gomma da cancellare, un pezzetto piccolissimo. Poi mettiamo della colla su un cotton fioc e incolliamo il pezzetto di gomma. Dopodiché ci mettiamo sopra l'eyeliner in questo modo. Su tutto il pezzetto di gomma, sì. Ecco fatto, a posto. Ottimo, eccoci qui. Adesso posso mettermi l'eyeliner. Anche dall'altra parte, perfetto. Molto bene, ottimo. Meriterei un voto per questo. Ci credi che è già venerdì? Oh, chi sarà? È Jake! Vuole uscire con me! È fantastico, Annie! Che cosa indosserò? Oh! Ma questo da dove spunta? Jake non può vedermi così! Speriamo capisca! Aspetta, non annullare! Oh? Non devi! Impossibile, vedi? Lascia che ti insegni un trucco, su! Sarà una vera e propria magia! Spruzza della lacca su un pennello. Aggiungi del fondotinta. Proviamo? Sì, facciamolo! Soltanto un poco qui. Sembrano lentiggini. E sono carinissime così. Il brufolo non si vedrà nemmeno. Non ci credo! È diventato invisibile! Oh, grazie! Ma figurati! Oh, deve essere Jake! Appuntamento cancellato! Oh. Accidenti! Ma comunque sono splendida! Quasi finito? Ok, cosa mi manca? Oh, certo! Devo sistemare i capelli! Li faccio un po' ricci! Ora devo solo aspettare. Così andrà bene! Ma che succede? Niente ricci! Qualcosa è andato storto? Non capisco. Ma... Oh. Cosa? Hai di nuovo masticato i fili? Non posso aggiustarlo.
Perché capitano tutte a me? Non avrò mai dei bei ricci. Va tutto bene, tesoro? Ehi, che succede? L'arricciacapelli non funziona, vedi? Forse so come aiutarti. Basta una cara vecchia spazzola. Come? Mamma, voglio i ricci. Fidati, prendo una ciocca di capelli e la arrotolo attorno alla spazzola. Arrotoliamo per bene, stretto stretto. Adesso serve un po' di calore e il phon andrà benissimo. Lasciamo andare i capelli. Voilà! È incredibile! Continua! Facilissimo, hai visto? E stai benissimo. Ecco l'ultima. Ok, abbiamo finito. Che ne pensi? Capelli perfetti! Grazie, mamma! Non c'è di che. Divertiti, eh? Bene, me ne vado a scuola. Ci vediamo. Ferma! Che c'è, mamma? Dove credi di andare vestita in quel modo? No, no, non va bene. Sei seria? Non è niente di così strano, sono vestiti normali. Hai visto le previsioni del tempo? Oh, freddo e vento! Vedi? Non sei vestita in modo adatto a questo tempaccio. Devo mettermi questo straccio, dici sul serio? Va bene. Ho indossato il maglione, sei contenta? Sì, buona giornata, cara. Questo maglione è insopportabile, è pesante e mi dà il prurito. Oh, c'è quel ragazzo nuovo laggiù. Com'è carino. È la mia occasione per presentarmi prima degli altri. Ehi! Oh, wow, che look interessante. Ah, grazie. Andiamo insieme a scuola? Certo. Che cos'è stato? Qualcosa non va? Oddio, il maglione gli ha dato la scossa! Si sarà fatto male! Anche i miei capelli sono impazziti! Stupido maglione! Meglio svignarsela! Tutto a posto, mamma! Sì, hai ragione! Passa una buona giornata! Ci provo! Ciao! Sì! Wow! Il ragazzo nuovo è ancora qui! Ops! Sicuramente si è ripreso. Meglio liberarmi del maglione. Me lo tolgo subito. Oh, cavolo, sono bloccata. Levati, stupido maglione, lasciami andare. Oh, non si toglie. Ci sarà qualcosa che posso fare. Oh, no! Oh, la faccia e i gomiti. Che storia divertente. Ok, ti lascio, devo andare. Ci sentiamo dopo. Oddio, lo schermo è tutto unto! E anche la mia faccia non è un granché. Ah, devo metterci una pezza. Che schifo! Nessuno mi guarda, ce la posso fare. Ok, l'avevo messo qui da qualche parte. Eccolo! Mi serve questa qui. Che ideona nascondere qui il make-up! Non è stato affatto difficile. Bastano un vaso e della schiuma. Poi ci mettiamo sopra un po' di plastica così. Ecco qui! E adesso ci mettiamo sopra la cipria. La versiamo sulla plastica in questo modo e ricopriamo tutto. Ottimo! Lavoriamo le foglie con un po' di colla adesso. Applichiamone un po' dietro e incolliamo la spugnetta così. Adesso possiamo inserire nel vaso la piantina. Qui nel fiorellino, semplicemente. Adesso della cipria d'emergenza pronta all'uso. Ed è anche facile. Oh, arriva la prof. Buongiorno. Che stai facendo tu lì? Io stavo esaminando questa piantina. Oh, mi fa piacere. Oh, l'ho scampata per un pelo. Wow! Non è un vero cuore, spero. Che ansia alle lezioni di scienze. Ho inghiottito un'unghia! Cavolo, mi potevo strozzare!
Queste unghie sono davvero pericolose. E me le sono quasi mangiate tutte. Guarda che roba! Non dovrei neanche uscire di casa. Qualche problema? Sembra che qualcosa ti turbi. Beh, mi stavo mangiando le unghie. Beh, puoi rimediare, sai? La prof è distratta. Saluta il tuo nuovo migliore amico. Il bianchetto. Beh, tentar non nuoce. Ma è smalto! Diabolico! Diamo una sistemata. È già tutta un'altra cosa. Perfetto, ti ringrazio. Per fare lo stesso, svuota il bianchetto. Quando il flaconcino è vuoto, usate un piccolo imbuto. Prendete il vostro smalto preferito e versatecelo dentro. Basteranno soltanto un paio di minuti. Togliete l'imbuto e richiudete il flaconcino. Trucchetto semplice e infallibile. E da ottimi risultati. E adesso l'altra. Madison, spero non sia smalto quello. Non siamo mica dall'estetista, sai? Dovevo stare più attenta. È solo bianchetto, vede? Oh, sembra proprio di sì. Bene, dicevo, l'arteria aorta? Grazie ancora. Spero di aver portato le matite. Odio la mia vita! La odio! Ehi, hai un aspetto tremendo. Che ti è capitato? Guarda tu stessa! Vuole lasciarmi per sempre! Ma ci credo che piangi. Ma stai attenta al trucco, tesoro. Ti è un po' colato, aspetta. Sono orribile! No, dai, è solo una giornataccia. Vorrei tanto aiutarti, davvero. Ho i dischetti, aspetta. Vuoi? Sono tutti per te. Usali per sistemarti il trucco, dai. Beh, perché no, in fondo? Devo premerlo sugli occhi? Uno ciascuno, giusto? Almeno così non somiglio più a un panda. Ma quanto trucco! Vediamo se adesso va meglio. Ah, che miglioramento, vero? Vuoi sapere il segreto? Vedi questa cartellina trasparente? Tagliane una striscia. A quel punto aprila così. Mettici i dischetti di cotone proprio così. Spremi lo struccante per occhi su tutti i dischetti. E poi ricoprili. Procurati della carta forno e mettici la striscia. Usa adesso la piastra per capelli per sigillare tutta la plastica, vedi? Ultima cosa, rimuovi la carta e avrai questo! Dischetti struccanti portatili! Geniale! Mi hai salvato la vita! Me ne serviranno un bel po'! Dai, non sarà così difficile! È solo un rossetto! Basta fare con calma... Ma possibile che tutte ci riescano tranne me? Non va per niente bene! Ci rinuncio. Labbra perfette come sempre. Wow, lei è uno schianto. Devo chiederle qualche consiglio. Ciao, Gabby. Hai qualcosa in faccia? Usa questo. Grazie. Non è difficile mettere bene il rossetto. Guarda. Prendi il tuo rossetto preferito.
traccia una linea verticale al centro delle labbra. Poi unisci le labbra così. Stai scherzando, vero? Fidati. Ammettilo, sei senza parole. Wow, è incredibile! Augurami buona fortuna. Traccio una linea, poi unisco le labbra. Ed è fatta. Divertente. Wow, ha funzionato. Ottimo lavoro. Avanti, il mio capolavoro sta prendendo vita. Oh, che caldo, però l'arte è faticosa. Ce n'è voluto, ma adesso è molto meglio. E questo che cos'è? Oh no, è il mio rossetto. Ed è tutto sulla felpa, accidenti. Ehi, mi senti? Qualcuno mi chiama? Mi si è tolto il rossetto. Ah, ho capito, tranquilla, ti aiuto io. Ecco qui. Prendiamo un tubetto vuoto di tempera e ci mettiamo della vasellina, ad esempio. E poi del colore che ci serve. Mescoliamo il tutto, così. Ed ecco, semplicissimo! Per applicarlo basterà un pennello. Lo intingiamo e lo applichiamo così sulle labbra. E ho creato un lucidalabbra perfetto! Wow, che idea geniale! E quando si secca basta tirarlo via così. Visto? C'è ancora del colore sulle labbra. Rossetto a lunga, lunga durata. Non dovrai neanche più preoccuparti di lasciare qualche macchia. Sei davvero un genio, grazie! Adesso torno al mio capolavoro. Ho quasi finito con i bigodini. Manca da fissare l'ultimo. Fatto, starò benissimo. È ora di una buona dormita. Non vedo l'ora di risvegliarmi con dei bei riccioli. Devo solo dormire. Aia, ma come sono fastidiosi. Ok, dormirò di lato, andrà meglio. Uffa, non va affatto meglio. Ok, su questo lato starò più comoda. Bigodini, ma state sempre in mezzo! Voglio solo dormire e risvegliarmi con i capelli ricci! Sai che c'è? Lasciamo perdere! Li leverò tutti quanti! Sono condannata ad avere i capelli lisci per sempre! Non è giusto! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Ok, per prima cosa devo attorcigliare i capelli, poi metterli sulla testa in questo modo. E ora devo solo fissarli. Perfetto, sono ben fermi e fissati. Sì, funzionerà alla grande. Ok, ora devo attorcigliare i capelli restanti e girarli dall'altra parte. Li fisso e ho fatto. Bene, adesso posso provare a dormire. Ah, sono molto più comoda. Sto anche bene di lato! Buonanotte! Ma che bella nottata di riposo! Giusto, i capelli! Togliamo tutto e vediamo se ha funzionato! Ok, li scuoterò e... Voilà! Ha funzionato! Ma guarda che boccoli e che ricci! È stato molto più semplice in questo modo! Li adoro! Evviva i capelli belli! Ehi, come andiamo? Ascoltiamo un po' di musica? Wow, bella! Dici, sentiamo! Wow, che ritmo! Che ne dici di aggiungere un po' di colore? Oh, certo, ci sto! Al mio tre? Aspetta, dov'è lo specchio? Eccolo! Ci penso io! Ah, preso! Il mio rossetto nero preferito! Quasi! Grande Jake, ce l'hai fatta! Oh no! Colto in flagrante! Jake, dobbiamo abbandonare la missione! C'è la prof! Prof, non l'avevo vista! Conosci le regole, dico bene? Oh no!
Cavolo, anche io il rossetto! Devo nasconderlo da qualche parte. Vuoi nascondere il trucco? Basta trasformarlo! Poggialo qui e fallo sciogliere. Non ci vuole molto tempo. Niente male, visto? Una volta sciolto, usa una siringa per raccogliere il colore. Così! Quando la siringa è piena, trasferisci il contenuto qui dentro. Sempre che la custodia non ti serva più. Perché adesso è piena di rossetto. Fallo solidificare e il gioco è fatto. Oh oh, ci siamo! D'acqua il rossetto, Sunny. Oh, bene! Ah, mi sono truccato solo un labbro. Grazie, ora tocca a me. Ma non mi farò beccare. Bell'idea, vero? E posso colorare tutte le labbra. La forma è perfetta. Ma cosa? Sunny, ma è geniale! Alt, ferma lì. Salve, sono qui per il party. Sì, entra. Ehi, divertiti stasera. Posso entrare? Non così in fretta, non vedi? Devi brillare come un diamante, non ci siamo. Davvero? Ma sono così carina. Oh, va bene, immagino che non potrò entrare. Wow, guarda lì! Ho avuto un'idea, sì. Serve una distrazione. Se vuole un diamante, la accontenterò. Oh, e quello che cos'è? Piano, non devo farmi scoprire. Ehi, che pensi di fare? Fila via subito! Che maniere! Carino il mio nuovo anello! Ah, tutto inutile! Psst, ehi, dico a te! E tu chi sei? Guarda che cosa ho qui! Wow, quanti lustrini! Voglio quello! Ti costerà questo? Grazie, straniero misterioso! Tu non mi hai visto! Ora mi metto al lavoro! Devo mettere questi lustrini sui capelli. Così è facile, sì. Brillerò come un diamante. Basta un clic e i lustrini aderiscono ai capelli. Wow! Adoro questa canzone! Wow, quanta luce! Lo so, è straordinario. Wow, puoi entrare come? Grazie. Che stile da favola! Devo ritoccarmi un po' il trucco. Le mie sopracciglia non sono un granché. Per fortuna ho con me la matita. Oh no, devo andare a lezione! Non posso fare tardi di nuovo! Ciao, come stai? Oh mio Dio, devi vedere Gabi! Che problema ha? Ups, attenta! I libri! Va tutto bene, ti aiuta! Ecco fatto! Ah, vai via! Ok, strana forte. Ho qualcosa tra i denti per caso? Mi pare di no. Ehi, guardate qua! Wow! Che cos'hai lì sulla fronte, due bruchi? Ah, questa era cattiva. Scusate, ho sbagliato classe. Basta, il divertimento è finito. Ma dov'è Gabi? Eccoti qui, sbrigati! Scusami, non hai idea di che cosa è successo. Un look interessante. Devi vedere coi tuoi occhi. Ma no, ho davvero le sopracciglia così. Ti aiuto io. Disegna un motivo a zigzag sulle sopracciglia. Poi disegna il contorno. Riempi con la matita, così le sopracciglia sembrano più folte. Adesso con un pettinino sistemiamo le sopracciglia. Per farle apparire più in ordine. Ecco, ora sì che va meglio. Che ne pensi? Wow, finalmente nessuno riderà di me! Grazie! Non guardatemi! Qualcun altro ha bisogno del nostro aiuto? Ci penso io! E ruota a destra! E ruota a sinistra! Ah! Oh, ma i miei capelli mi vanno in faccia! Tocca per terra. Beh, ora ho i capelli sporchi. Che schifo, devo lavarli.
E non mi sto nemmeno allenando bene. Ah! Che diavolo! Quel tipo ha calpestato i miei capelli! Oh. Aia! Sembra che i capelli di Annie le stiano dando problemi. Psst! Ehi, Annie! Ho la soluzione! Tira indietro i capelli così. Troppo carini! Ma non so come riuscirci! Mi fai vedere, per favore? Certo! Prima tira indietro i capelli. Poi separa una piccola sezione così e... Ma cosa sta facendo là dietro? E poi li attorciglio così. E ancora una volta, così sono belli tirati. È fatto! Bisogna solo aggiustarli un po'. Stringere un pochino e sei pronta! Oh mio Dio! Grazie mille, Eva! Sì! I miei capelli non sono più in mezzo alle scatole! Sono pronti per la prova finale? Credo di sì! E tocco per terra con le mani, non con i capelli! Wow! Grazie, Eva! Continuiamo! Oh, che sonno! Non ho chiuso occhio! E ho ancora 3 ore di lezione! Mi serve il pieno di caffeina! Sì, decisamente! Salute! Ora sì che mi sento meglio! Ma non durerà! Ce ne vorrebbero 10! Oh, c'è Jake! Quello che ci vuole per i miei occhi stanchi. Mi basta guardargli il viso. Chissà se farà caso a me. Si sta sedendo qui? Ehi, sembri esausta. Oh? Oh no, ho delle occhiaie spaventose. Spero di avere qualcosa per nasconderle. Questo? Ah, no. Forse mi è rimasto un po' d'ombretto. Niente. E qui cosa abbiamo? Una pianta di aloe! Fantastico! Grazie! Ehi, la mia pianta! Guarda e impara! Ti è finito il rossetto? Riempi il tubetto con un mix di aloe fino in cima! Adesso rimetti il cappuccio e agita un po'! Hai un gel all'aloe! Geniale, vero? Sarai tu a salvarmi la giornata. L'aloe è un toccasana per gli occhi stanchi. Wow, come rinfresca! Così dovrebbe bastare. Già sembro un'altra. Allora, Jake, dicevi? Oh, wow! Ti piace quel che vedi, eh? E come? Vuoi guardare un video con me? Bene, bene. Ho tutto pronto per l'esame? Mi sembra di sì. Perfetto. Ehi, Sunny, come butta? Oggi c'è il compito, vero? Meno male che sono preparato. Ah? Fa niente, non ho bisogno di altro. Ok. È il momento giusto per fare merenda, immagino. Sbucciamo la mela. Ma che sta facendo lui? No! La mia matita! Che sfortuna, sempre a me! Me lo presti un attimo? Ehi! Scommetto che funzionerà! A che serve un temperino quando hai sotto mano uno di questi? Funziona, vedi? Fantastico! Come nuova? Ecco a te! Ah! Ma Jake! Devo finire le ombre qui sotto! Ora te la faccio pagare! Finito! Tieni, è per te! Cosa? Oh, ma sono io! Mi sembra di guardarmi allo specchio! Non c'è di che! Oh, grazie! Ti è piaciuto il ritratto, eh? Ho una fame! Sto cercando di fare attenzione. Oh? Ma guarda, sembra buonissimo. Mindy, stai bene? Stai fissando l'orologio in modo strano. Mindy! Yuhu!
Che stai facendo? Io, niente, lascia stare. Ok, questo è molto importante. Ci sono! È ora di fare merenda. Non vedevo l'ora. Wow! Che ciambelle stupende! Ma cosa? Con la glassa rosa, la mia preferita. Incredibile! Basta! Mindy, non si mangia in classe. Speravo non ci facesse caso, prof. Difficile non farci caso. Smettila, ok? Voglio solo una ciambella. Oh, gli elastici di Sunny mi hanno dato un'idea. Funzionerà di sicuro, sì. Bello da vedere ed assaggiare. Sento odore di ciambelle. Ok, è strano. Ci è cascata in pieno. Mi merito un premio. Wow, che bella trovata! Posso averne una? Ma certo, tieni! Wow, grazie! Glossa rosa! Cos'è questo rumore? Bellissima lezione, prof! Grazie, credo. Devo rimettere i libri nell'armadietto, già che ci sono, mi do una sistemata ai capelli. Ecco così, giusto un piccolo tocco. Wow, che capelli! Sono tantissimi e voluminosi. Wow, roba da far cantare gli angeli. Quanto sei bella, sei divina! Tieni, ho un regalo per te. La mia spillatrice. Anch'io ho un regalo per te. Guarda lì, tutti quei ragazzi la riempiono di regali. Perché non ho quei capelli? Voglio anch'io dei regali. Proviamo a dar loro un po' di volume. Sì, funzionerà, lo so. Fatto. Così attirerò l'attenzione. Ma che cosa ho in testa? Oh no! Sembro la moglie di Frankenstein! Devo nascondermi dietro il libro. Ok, ragazzi, basta così. Adesso andate. Ah, quante attenzioni ricevo grazie ai miei capelli. Oh, ma che c'è dietro quel libro? Accidenti, ha proprio bisogno d'aiuto. Ehi, che succede qua dietro? Niente, stavo solo facendo un esperimento. Tranquilla, niente panico. So io come aiutarti. Basteranno l'acca e una clip. Davvero, così poco, tutto qui. Innanzitutto usiamo la clip per fermare una ciocca di capelli. Dopodiché cominciamo a spruzzare un po' di lacca. Adesso asciuga! Perfetto! Così dovrebbe andare. Adesso rimuovi la clip. E guarda che volume! Ed è stato semplicissimo! Wow! Non ho mai avuto capelli così belli! Sembro una top model! Grazie, grazie per tutto il tuo aiuto! Tranquilla, usa con saggezza questo metodo. Ehi là, ragazzi! Non ci credo! Che regali stupendi! Oh, Annie! Buon compleanno! Ah! Ma sono tutti per me, quelli! Per te! Mi chiedo che cosa possa esserci. L'attesa mi uccide! Oh no, non ci credo! È il lucida labbra dei miei sogni! Davvero perfetto! Sì! Grazie mille! Oh, festa finita, mi sa. Allora, ragazze, oggi parliamo di arte astratta. Va bene, proviamoci. Dopotutto si tratta di colori, giusto? Magari un po' scintillanti. So esattamente che mi serve. Sempre di colore si tratta, giusto? Osservate le proporzioni. Annie? Scusi. Guardate bene adesso. Ho capito, ma comunque posso sempre usarlo. Perfetto per dipingere i capelli. Dicevo? Ah, com'è seria. È soltanto una statuina. Non la finisce più, ma posso approfittarne alla grande. Ah!
quanto mi mancavi! Ahem. Metti via quel lucidalabbra! Ma dove posso metterlo? Somiglia alla tempera! Quasi non si nota la differenza! Interessante, forse potrei... Oh, che c'è? Mettilo qui! Ma certo! Vuoi nascondere il rossetto? Usa un palloncino sgonfio per nascondercelo dentro. Poi ritaglia il palloncino e aggiungi la colla qui. Così. Attaccaci sopra il palloncino per farlo aderire bene. Niente male, vero? Wow! Geniale! Non si direbbe che è un lucidalabbra. Veloce! Guarda come scintilla! Ci voleva proprio. Ehi! Ti sei per caso truccata? Annie? Farai meglio a spiegarti. Facevo soltanto qualche esperimento per l'arte. Ah, in questo caso va bene. Io mi sento proprio carina adesso. Devo solo finire questo compito e poi si va a pranzo! Wow! Come sta bene, Annie! Wow, Annie! Che bei riccioli! Grazie! Volevo provare qualcosa di diverso! Ma che bei capelli che ha, Annie! Annie, ti stanno proprio bene! Oh, basta! Lo dici solo per fare il carino! I miei capelli sono lisci e noiosi come sempre! Ehi! Magari questa penna può aiutarmi! Ci attorciglierò i capelli e aspetterò un attimo! Ta-da! Oh, beh, non sembra che abbia funzionato! Adesso sono di nuovo depressa! Ehi, mi sa che dobbiamo rimetterci a studiare! Prendo un po' di appunti! Accidenti, la penna non funziona! Ci soffierò sopra, funzionerà! Oh. Ehi, hai una penna da prestarmi? Mi dispiace, ho solo questa! Eva, tu hai una penna da prestarmi? Oh, ma sembri così triste! Sono arrabbiata per i miei stupidi capelli! Oh, per così poco, ti aiuto io a renderli ricci! Guarda, prima prenderò una sezione dei tuoi capelli. Userò due dita e ci arrotolerò i capelli intorno. Poi ci farò passare le punte in mezzo. Infine, tiro per bene per rendere tutto ben stretto. Oh, ma sembra semplicissimo! Non vedo l'ora di vedere i ricci! Fermati, non slegarli ancora! Devi aspettare almeno un minuto. Ok, farò il conto alla rovescia. Ok, ora slegali! Wow! Non posso credere che siano così ricci! Adesso sono riccissima! Eva, ti stanno così bene! Grazie, Annie! Non ci sarei riuscita senza il tuo aiuto! Quando vuoi, Eva! E ora torno a flirtare un po'! Ma dove è andato? Oh, ma dai, non può essere! Ti pareva! Se non fosse stato per me, non avrebbe avuto quei capelli! Questo gioco è così bello! Cavolo, chi è alla porta? Devo fare molto piano... Oh no, il tipo con cui devo uscire! Salve, c'è qualcuno? Forse non mi ha vista. Mi devo truccare al volo! Ok, niente panico. Che mi metto? Inizierò con il fondotinta. Me ne basterà poco. Ah, perché non si distribuisce? Che rottura! Ora va meglio. E adesso il mascara. Piano. No, non può essere! Meno male che mi piace, ma quanto ci mette? Lo so, aspetta un attimo! Forza! Dov'è il rossetto? Questo colore è molto bello, se riuscissi a stenderlo. Deve essere difettoso. Ma certo, userò le unghie! Ha funzionato! Adesso ho le labbra pronte da baciare. Sono pronta, ciao tesoro! Scusami, stavo solo facendo bella per te.
Sto uscendo con un pagliaccio! Non vedo l'ora! Oh, fiori! Non avresti dovuto! Spero che nessuno ci veda. Sushi! Lo amo! Hai le bacchette? Com'è delizioso! Ne voglio ancora! È fantastico! Ehi, lasciane un po' anche a me! Wow, com'è veloce! Facci piano, dovremmo condividere! Le bacchette non saranno difficili da usare. Forse se... no? Forse... Oh, sta ancora mangiando! Non ci sarà più nulla! Dovremmo farlo più spesso! Forza, bacchette, aiutatemi! Lascia perdere, userò le mani! Finalmente! Piano, ci sono quasi... Manca pochissimo... Oh! È colpa vostra! Aspetta! Adesso ho capito! Sei mio! Ah, devo solo infilzare il sushi! Ehi, guarda, finger food! Che buono questo sushi! Ehi, non c'è più sushi! Fa un po' schifo! Non importa, ho fame! Oddio, spero sia tutto nell'armadietto! Ho scordato la chiave! Che fortuna! Guarda se questo stupido zaino viene via! Au! Entra e sparisci! Ok, sono pronta! Che male! Ho i capelli incastrati nell'armadietto! Oh, ragazzi, che male! Ok, forza! Facciamo il tifo! Diamoci dentro! Scusate il ritardo! Come al solito fai tardi! Ciao, ciao! Ok, sono pronta! Proviamo la nuova coreografia! Sì, stiamo andando benissimo! Che bei capelli che ha! Forza adesso! Ancora più energia! Diamo il massimo! Woo! Se lo dici tu! Oh, mi ha colpito coi capelli! Wow! Sta attenta con quei capelli! Non colpirmi, non colpirmi! Devo schivarli! No! Oh, poverino! Ti sei fatto male? Senti, ho un piano! Vieni con me! Oh, che c'è? Ho sbagliato? Risolviamo questo problema una volta per tutte. Ecco, fase 1 completata. Passiamo alla fase 2. Ci servono un bel po' di elastici. Ok, le ho diviso i capelli in due code e adesso le uniamo. Bisogna dividerle a metà in questo modo e poi intrecciarle. Intrecciamo fino alla fine. Ecco, i tuoi capelli sono a posto adesso. Riprendiamo! Forza! Woo! Vediamo, dove lo posso mettere? Ah, perfetto! Ogni cosa al suo posto! Ehi! Psst! Guarda qui! Wow, quanti trucchi! È tutto in ordine! Davvero notevole, sai? Aspetta, non ho ancora finito! Oh no, sono spariti! Bella collezione di trucchi! Ma conosci le regole, non sono ammessi! Ehi! Su, dai, ti insegno un trucco! Intanto ho preso una palette, poi un cotton fioc. Ho scelto il colore e ho tamponato. E così via con tutti gli altri. Ho fatto assorbire bene ogni colore e li ho rimessi tutti nella scatoletta. E voilà, un'intera trousse di cotton fioc! Adesso ho il make-up di emergenza pronto all'uso. E posso scegliere qualsiasi colore mi venga in mente. Wow, questa combinazione è stupenda! Grazie mille! È tutto fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello! Oh, non è giusto! Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto! Già! E ai tuoi capelli serve aiuto!
Ehi! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Guarda, l'asciugamani elettrico! Metti la testa qui, su! Fidati, funzionerà alla grande! Ecco, adesso asciughiamo i tuoi capelli! Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto! Adesso mi sento molto meglio, grazie! Solo un ritocchino alle sopracciglia. Oh, oh mio Dio! Ehi, ciao! Ehi! Oh, non mi ha neanche guardata! Ma so io cosa fare! Un bel rossetto vistoso non fallisce mai! Ok, riproviamoci. Ciao, Jake! Ciao? Non hai idea di che cosa è successo oggi a Chimica? Oh! È incollato al telefono, accidenti! Come posso attirare la sua attenzione? Ma che cosa vedo lì? Oh! Non ci credo! Si sta vedendo con Betty! Non può essere vero! Ah, il rossetto mi ha dato un'idea. Funzionerà di certo. Mi disegnerò delle labbra sulla mano così. Coloriamole un pochino. Niente male. Fatto. Che ideona che ho avuto. Ci siamo. Adesso mai più. Smack. Ma che cos'è stato, ehi? Ma che strano. Forse non era nulla, ok? Oh, ciao, Betty! Jake, ciao! Brrr, senti che piccioncini. Ma non per molto. Ah, e ti ho ottenuto il posto, dammi un bacino. Oh, certo, non vedo l'ora. Aspetta un attimo. Che cos'hai sul collo? Ti diverti con le altre, eh? Che cosa, ma che cosa dici, ehi? Non ci credo, mi hai tradita! Oh, sono stata io, forse? Scusa. Questo è troppo! Allora è guerra! Bei cupcake, vero Jake? Vuoi guardarli più da vicino? Ma non capisco! Betty! Oh Jake, quanto mi dispiace! Ti aiuto io a pulirti, tesoro. Tutto quello che voleva era un bel cavaliere per il grande ballo. Questo libro è una noia. E suo padre... No. La prof si è addormentata, dai! No, il gesso no. Dorme come un sasso. Approfittiamone per truccarci. Giusto un ritocchino... Oh! Colta in flagrante! Cos'è questa presenza minacciosa alle mie spalle? Oh, salve! Dammi quei cosmetici! Oh, mi fa infuriare! Lo so, è brutto vedersi confiscare il make-up. Ma ti svelo un segreto. Sì, nascosto sotto il bicchiere! Basta prendere un recipiente vuoto e rovesciarlo così. Aggiungi un po' di colla sul fondo. Ed ecco fatto! Adesso scelgo il blush, lo incollo e aspetto che la colla si asciughi. E voilà! Ecco il make-up a portata di mano. Ho messo anche il coperchio, così è più credibile. Ma non è tutto! Per applicarlo ci vuole il pennello, giusto? Ho ritagliato una cannuccia e ho coperto il pennello così. Poi l'ho nascosto con un'altra cannuccia. Dopodiché ho inserito tutto nel coperchio. È incredibile, vero? Si tira fuori anche facilmente. Aspetta un attimo. Che sta succedendo lì dietro? Meglio controllare. Beh, le bibite non sono vietate.